Allora mi sa che prima credevo di riprendere, non ho ripreso niente, adesso sì. Io sbaglio sempre questa telecamera. Sono una... Caffè, urlanita. Va bene anche il caffè, dai. Ci pensiamo noi, perché facevano finta, può darsi che facevano anche finta e poi ti aggredivano. Non lo so se c'era qualche problema di assicurazioni, problema di... cioè, il giro di ubriachi che li trovi lì così, magari uscivi da una curva, lo trovi in mezzo alla strada, mezzo in benzina. Se succede qualcosa, ma di non fermarlo, siamo noi. Per aiutarlo trovi degli altri che ti fanno la testa. Cioè, hanno fatto un'autostrada tipo il Viale Zara, no? Là c'era il giro gente ubriaca in bicicletta, con carrettini, con cavallo. Era il cavallo che portava in giro lui, no? È vero, eh. Arriviamo fuori da una curva, sono davanti a un carrettino carico di fieno, ma sai che carrettini carichi di fieno di una volta non è che erano così, no? Metà l'ho scaricato io, dietro c'era Marzio con me, a zero.
pulito. Pulito. Ma c'erano anche lì quelli, quelli che vendono le bestie sull'autostrada, c'erano anche lì. No, le bestie no, ma vendevano il gasolio. L'Alba lì è bello perché sull'autostrada al fianco c'erano magari 50-60 tacchini. Tutti insieme li vendevano lì, li ammazzavo al momento, te lo davo vivo. 100 euro. Arrivavano lì tipo con la Vespa, mettevano su due tacchini, la moglie e... La moglie? No, quello che ho visto la così la che moglie, i bambini e il maialino messo sulla sella. Quello che mi aveva dato fastidio a me lì in Ucraina è che passavi alla mattina, vedevi lì una donnina con tre mele, no? 30 gradi sotto zero, sta donnina così, con tre mele. Passavi alla sera, ce ne aveva lì uno o due, è stata lì tutto il giorno per vendere una mela o due. Un giorno, due, tre, terzo giorno si è fermati con i tabelli. Vai a casa, che bello. Vai a casa. Cosa, ma era ibernato, ti hai risposto, sì. Vabbè, ragazzi. Ah, gesto, gli ho dato un pezzo di soldi, non so neanche quanto erano, ma una chiamata, c'era un sorriso fino a qui, non era contenta per i soldi, era contenta che andava a casa. Al caldo. Al caldo. Poverino. Vai al mercato, vai in un mercato e vedi che vendono le ossa. Ma tu hai provato a vedere il mercato che vendono le ossa di animali per fare il brodo? Ma mai visto il brodo? Come brodo di legamento? Probabilmente. Cioè, le ossa sono con giù le ossa, spolpate, sì, sì, ma spolpate, pulite come qua. C'è ancora il midollo dentro l'osso? Vabbè, può darsi, non lo so. Sì, vai, noi abbiamo pensato che fosse per il brodo, per insaporire un po', fare una tuba che sappia non di... Non penso che si mettano lì a sgagnare le ossa per passatempo. No? Il primo viaggio che ho fatto io così è stato carino, siamo andati giù al Marco, ci siamo anche divertiti, no? Siamo arrivati lì in piazza, mezz'ora abbiamo scaricato e ci siamo fermati a mangiare lì a 4-5 km. Che paese eravate lì? A Norcia. Anche secondo viaggio ero andato giù da solo, carico di fieno, un'accoglienza della Madonna, siamo venuti a mangiare, è stato anche piacevole, no, stare. Adesso andate ancora. Brava gente. E adesso c'è in piedi ancora una motrice che deve andare giù, stiamo organizzando in questi giorni qui, vediamo se riusciamo ad andare giù il mattino. Poi sono andati giù, è andato giù Pasquale, anche lui, è andato giù Lorenzo, anche lui. Tutti siamo andati giù. Anche Valeriano è andato da un'altra parte. Valeriano è andato giù con la farina. Il primo viaggio io l'ho fatto con, c'avevo su due roulotte e la farina, il secondo viaggio l'ho fatto con il fieno. Lorenzo anche lui è andato giù. Adesso ce ne abbiamo in piedi ancora uno, vediamo come riusciamo a fare. Anch'io ho fatto uno dei viaggi giù per i terremotati, ho portato un carico di fieno, un terreno di fieno, per il costo e anche grazie al mio capo che mi ha messo a disposizione il mezzo. Un bel viaggio, sì, anche alla fine è stato bello perché ho visto dei posti dove la gente ha sofferto, ma si vedeva già la ricostruzione dei posti, la gente che si impegnava con le stalle. C'era veramente disastro perché era tutto distrutto, però l'accoglienza è stata fenomenale e volevano tenermi a mangiare, ma io dopo per problemi di lavoro ho dovuto andare via, però sono stati veramente accoglienti sia dove ho caricato che dove ho scaricato e la felicità, il sorriso delle persone di vedere arrivare gli aiuti è stata più che soddisfacente. Viaggio secondo me da rifare più che volentieri. Anzi, lì quando sono andato io ho tirato su col trattore ultimo, e c'era la salita così stretta, le ruote pattinavano, allora è arrivato il tipo col trattore, ha attaccato la fune, ha tirato su. Ma ne ricavi già ancora? Nel locale. Sì, dopo sono girato. Ma sai che strada arrivare lì? Era imboscato, no? Salita in piedi. E non c'è su nessuno. Dopo arrivo su, ho detto giro o non giro? Sono andato. Sei andato su con la bimba dietro? Io non gliela scaricavo. L'autotreno con la bimba. Dopo su, c'era sul ragazzo col trattore.
perché è bello fare. Lì è un in giro gli animali, no, la stalla metà 50-60 capi di bestiame è morto, ragazzi. Che era crollata la stalla con la neve. Gli animali. Ovviamente la stalla era così, divisa in due di qua, era crollato tutto e erano rimasti quelli di qua. Pochi che erano rimasti li hanno portati in altra parte. Cioè le mucche loro? La maggior parte mucche e capi. Poi loro dicevano che da lì in poi, per andare nei loro campi, la strada era chiusa perché aveva ancora dei crolli. Allora loro non potevano camminare, non potevano andare a raccolto le cose, non potevano per niente. E neanche con i trattori lasciano andare. La strada, chiudevano la strada, potevo, cioè, o andavi scortato dalla forestale, no, perché chiusa. C'era qualche ponte, qualcosa. Sì, o per ponte, o passavi in qualche paesino che era tutto crollato e loro hanno messo dei vieti. Infatti sulla strada lì che porta Matrice c'erano tanti paesi chiusi. C'era proprio il militare con la sbarra, io mi sono fermato a chiedere per curiosità per qualche foto, ma mi hanno spiegato che in certi tratti di strada col camion passavi a pelo perché è venuto giù, frenato in montagna, il paese, e ha tolto su metà carreggiata. Dove dico, ma con questa che ti vai perdere? Guarda, di brutto vedere i paesi interi crollati. La gente insomma andava avanti e indietro dagli alberi al mare, 80 km statale. No. No, è stata un'esperienza fuori la pelle d'oca quando scambio sotto qualcuno. Non ti girare, non ti girare, non guardare, non ti girare, non ti girare. Mi t'avevo avvertito io. Guarda com'è che si raccoglie. Questo è un incredibile. Non si sente. Eh sì, però. Ciao Roby, ci manchi. Tutto lo bravo. Tranquillo. Due pari dietro, era impressionante. Ma vai dietro così. Sì, ma è arrivato. Il motore ce l'ho lì, così e sono bene. Non è più da tanto. Assolutamente. Avevo lì. Sarebbe provare un po' su quelli quello che dicevo, se non rifaccio sapere non avrei più quando è che posso via l'ho aperto tutto il gioco ma che la carica niente. Thank you.